abbiamo presentato al Ministro un pacchetto di proposte concrete da poter inserire all'interno dei vari DPCM, soprattutto in quel che si sta programmando, il famoso decreto di aprile che dovrebbe essere di prossima approvazione. Abbiamo ribadito alcuni concetti che vanno dalla liquidità che serve e soprattutto da quella che è il cosiddetto interventi a fondo perduto, cioè in conto capitale, perché molte delle aziende che sono state colpite non hanno la capacità di riaprire i battenti. Una serie di indicazioni che il Ministro ha fatto proprio e che ci ha garantito che verranno portate all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri. Abbiamo poi chiesto interventi che vanno dalla tassa di soggiorno a quella che potrebbe essere che deve essere la prossima stagione estiva, cioè il famoso bonus vacanze, cioè quella possibilità che viene data, siccome si parla di turismo regione per regione, se non Italia su Italia, di dare ai nostri concittadini che viaggiano di avere il riconoscimento di un abbattimento o fiscale o alla stessa azienda per poter far circolare meglio diciamo, i nostri concittadini, tenendo conto che molti hanno perso il posto di lavoro, molti non hanno più quella capacità economica che avevano negli anni passati. Siamo entrati nei dettagli per quanto riguarda i lavoratori stagionali, che sono lavoratori sui generis, perché lavorano solo in alcuni periodi dell'anno, quindi è difficile anche diciamo la loro individuazione, quindi bisogna fare un lavoro per trovare quelli che lo scorso anno hanno lavorato, quindi cercare di dare quello, così come abbiamo chiesto che la tassa di soggiorno venga indirizzata al mantenimento presso le aziende che in questo momento sono quelle che hanno avuto danni rispetto a delle prestazioni di comuni che non danno. Su questo diciamo che abbiamo avuto molto parere favorevole da parte del Ministro. Su altri due argomenti su cui teniamo in maniera particolare, il Ministro ha avuto qualche perplessità, cioè l'abbattimento dell'IMU, l'azzeramento del pagamento dell'IMU che abbiamo chiesto per il 2020, la riduzione del 60% del 2021 e del 30% per il 2022. Il Ministro si deve confrontare all'interno del Consiglio dei Ministri, perché chiaramente questo indebolisce i comuni e quindi bisogna capire poi come far recuperare ai comuni. C'è l'altro argomento che a noi interessava, quello del riconoscimento dello stato di crisi. Anche su questo il Ministro ci ha detto che nutre perplessità, in quanto tutti gli altri comparti hanno chiesto anch'essi lo stato di crisi, e comunque lui ritiene che oggi si sta legiferando con una normativa emergenziale, quindi si va al di fuori di quelle che sono il rispetto dei regolamenti europei e del rispetto del patto di stabilità e del deficit, per cui ritiene che sia una richiesta difficilmente accoglibile. Noi invece su questo puntiamo molto, perché questo ci dà la possibilità di aprire eventi che colmano una serie di lacune che coprono vari comparti. Noi vogliamo cominciare a ragionare sulle linee guida che ci devono portare alla riapertura, perché purtroppo non avremo più riaperture al 100%, avranno riaperture con delle prescrizioni. Ecco perché sono necessarie le linee guida, bisogna capire come arrivare alla riapertura.